Buonasera, buonasera e ben ritrovati qui sul canale di PG Esports. Il vostro compagno di Noise al mio fianco, come sempre, per la seconda best of free, ho evocato il carissimo Karen per accompagnarvi a questo Amazon University Esports. Bentornati, bentornati qui in mia compagnia. E siamo arrivati alla seconda serie della giornata. Prima serie è stata piuttosto rapida, se così vogliamo definirla, al di là di quelle che sono state le problematiche sulla prima partita. La seconda partita ci ha dato una fotografia abbastanza chiara di come la prima possa essere andata. Abbiamo visto dominazione, continuiamo a vedere dominazione, e questo significa comunque che siamo in una fase di torneo che sta principalmente andando a scremare quegli atenei che l'hanno presa un po' più sul personale di altri. È palese che ci siano alcuni atenei che proprio sono qui for fun, tranquilli, team del campetto, divertiamoci tra amici, siamo felici, siamo spensierati, sì. E poi vedi invece gente che la giga tryharda e... parentesi, uno dei team che abbiamo visto vittoriosi ieri, parlavamo di come ci fossero delle draft un po' più studiate di altre. C'era un motivo. Uno dei team è stato addirittura coachato da uno dei coach che abbiamo visto all'interno della Lega Nazionale, nello specifico l'Università di Bologna, che portava con sé coach Plati, che abbiamo visto militare in questa... in questa stagione di PG Nationals. Quindi sì, diciamo un cicinino tryharder. Ci sono alcuni che la stanno tryhardando più di altri, ma giusto poco poco. Saremo a vedere però se tra queste due università chi tra di loro vorrà imprimere il primo colpo e poi portarsi anche a match point. Siamo nella sezione dei campioni con il lato blue side i Bicocca Esports e dall'altro lato i Unity Anna. Ok, quindi abbiamo Trento contro Milano. Una interessante... Milano penso che abbia schierato complessivamente 14 atenei. Esatto, è quello che sto dicendo. Tutti quelli disponibili li ha forzati, tipo leva. Sì, dobbiamo contattare Amazon e spiegare che il prossimo anno si faranno due tornei separati, uno per Milano e uno per il resto d'Italia, e poi i vincitori dei due tornei. Invece che il winner e il loser bracket, ci sarà il Milano winner bracket e l'Italia bracket. È un po' secessionista come pensiero, però spero che, non, che le mie funziona. Intenzioni non vengano fraintese. In ogni caso, detto questo, in ogni caso, Miss Fortune Nautilus ribossi lato Unity N. A chiusura invece della loro fase di ban, Diana con il favore anche di Talon e Morgana. Abbiamo... Set come primo lock, quindi comunque da parte dell'Università Bicocca la volontà di iniziare a dominare sulla fase di corsia. Questo mi è sempre piaciuto in tornei del genere, perché la mancata possibilità di studiare a fondo i propri avversari e il non avere effettivamente informazioni su scrim, allenamenti o chi più ne ha più ne metta, mette comunque i team in una condizione di facile snowball. Il team che inizia a vincere difficilmente perderà vantaggio. È successo, ma comunque me lo aspetto come molto meno probabile. Abbiamo Gnar come lock contro Set e abbiamo un lock su Mastery. Mastery che comunque è uno dei campioni che all'interno della solo queue ha più giovato dei cambiamenti alla Lama del Re in rovina. Estremamente forte bestiale su di lui. E dall'altro lato invece abbiamo un immediato supporto da parte del Monte Targon con Pantheon e Leona che si uniscono a Set. Composizione già da subito molto coriacea ma anche molto aggressiva. Sì, stanno turbo opzionando per quello che è un forte impatto a livello di team fight con due supreme, di cui quella di Leona abbastanza d'aria, quella di Pantheon molto d'aria, e un Set che può riposizionare il nemico selezionato. Sì. Dall'altro lato invece stanno comunque mettendo una serie di campioni che andranno a gestire molto bene quanto selezionato attualmente dal Bicocca, perché il Bicocca sta draftando ingaggio frontale, dall'altro lato stanno draftando hard peeling. Nico, Gnar sono campioni che possono giocare un fortissimo front to back, e quindi quello che tu vuoi fare è cercare di tenere a bada, di tenere a distanza. Quella dell'Università di Trento è una composizione da distanziamento sociale, una delle più in meta nell'ultimo periodo, e vanno invece a bannare Jinx dall'altro lato. Sì, sono due pick che tra l'altro abbiamo già visto a più ripetizioni nelle ultime giornate dell'Amazon University Esports, sia Kai'Sa che Jinx, con interessanti risultati. Quello che adesso però serve all'Unity N in particolare alla fine di questa fase di ban sarà anche cercare del DPS ranged un pochino più corposo, perché Gnar Nico hanno un DPS
sicuramente ottimo, buono, ma distante da quello che è un vero di carry. Si sta scendendo sempre di più in unità. Non iperscalano, Jinx. È questo, esatto, il punto. Semplicemente, esatto, non iperscalano, e quindi vuoi qualcosa che ti permetta di andare oltre. Ma quel qualcosa sembra in realtà che sia Mastery, perché la fonte di danno nelle fasi più tardive di questa composizione trentina è Mastery. Viene bannato Taric, e quello invece mi fa piacere, perché se l'università di Trento avesse voluto andare in full commitment verso Taric Mastery, sarebbe stato divertente vedere funneling all'interno di un torneo del genere. Però adesso vediamo un attimo come si vogliono spostare sull'ultimo pick, che verosimilmente sarà il supporto. Vedremo adesso con un Ari a rispondere alla mid lane, quindi Varus Leone in corsia inferiore. E arriva Soraka. Soraka, da parte di Herbor, e vuoi curare Mastery. Comunque Soraka è una più che abbastanza forte di canalizzazione. Basta un incensiere ardente per permettere a campioni come Mastery e Lucian di fare davvero tanto danno. Vuoi per il doppio colpo di Lucian, vuoi per il doppio colpo di Mastery. Due campioni che hanno un doppio colpo all'interno della loro passiva nella stessa composizione non è una cosa che vediamo ogni giorno. Dall'altro lato invece Bicocca Esports sono su una composizione estremamente più meta aderente, almeno per quanto riguarda, come dicevamo, la solo queue. L'Università di Trento è andata su zone di comfort personali. È una composizione particolare. Come sottolineavi, è un DPS che non voglio dire faticherà ad arrivare, perché comunque hanno tante fonti di DPS. Ed è meglio avere tanto DPS o è meglio avere un solo DPS ma molto forte? Ecco, dal lato Trento hanno optato più per tanto DPS. Nico in corsia centrale, Gnar, abbiamo Lucian, abbiamo Mastery. Composizione fragilina nelle prime fasi di gioco, specialmente se stai affrontando due grossissimi bruiser come Sette e Pantheon. Devi tenere a bada quei campioni e non sarà facile farlo. C'è anche da dire che comunque dalla parte dell'Università di Trento hanno due ottimi controlli, che sono essenzialmente quello di Nico, così come anche in corso superiore quello di Gnar. A livello di AoE un ottimo impatto, e credo che tutto venga proprio per accomodare Mastery. Lucian è la buona ciliegina. Mastery può agilmente fare danni, dashare, e finché non c'ha neanche una buona rigenerazione di vita con i propri danni, il fatto che vengono immobilizzati dal macigno, dalla suprema di Gnar o da quella di Nico, gli permette di fare un DPS anche piuttosto libero. Quindi sarà molta premura da parte del team di Bicocca Milano di prelevare Mastery fin dai primi attimi. Infatti in giungla voglio veder forzate anche in aiuto, con una buona protezione e una buona pressione nelle varie corsie, in aiuto proprio a Pantheon per poter infliggere duri colpi a Mastery. Beh, Mastery comunque a un certo punto arriverà a scalare molto bene contro i Bruiser. Il punto è che la cosa più complicata di giocare Mastery è riuscire a passare tutta la partita ad ignorare completamente le urla di dolore dei propri compagni di squadra morenti, perché il punto di giocare Mastery è che il momento propizio per l'ingresso di Mastery è quando tutte le fonti di controllo del team avversario, tutti i cooldown importanti sono andati via. Puoi tranquillamente purificare un paio di stordimenti tra un'abilità e l'altra, puoi giocare intorno a Pantheon abbastanza bene, andandolo ad inseguire con il colpo alfa e chi più ne ha più ne metta, ma il punto è che devi giocare quando gli avversari non hanno più cooldown dalla loro. Per questo mi piace il fatto che vogliano giocare front to back i membri dell'Università di Trento, perché nel giocare front to back tu puoi tranquillamente ingaggiare, cercare il disingaggio e poi andarti a curare con Soraka e cercare poi un secondo contropiede, cercare poi di inserirti anche facendo sprecare un paio di supreme. Ti va bene così per giocare contro gli avversari, far sprecare un teletrasporto e cercare l'imposizione sulle side lane. Anche questa è una cosa di cui dobbiamo parlare, perché comunque Nico e Gnar sono dei fantastici side laner. Se prendono un minimo di vantaggio, la mappa rischia di scivolare molto in fretta a favore dell'Università di Trento. Dall'altro lato, Ari e Set sono comunque degli ottimi campioni per la gestione delle side lane. Ari molto dipendente dalla Suprema per poter rimanere in side lane, ma non è un cooldown proibitivo. Inoltre, parliamo anche della giungla, perché nelle fasi iniziali di partita tu dicevi andare a prendere Mastery, tirarlo fuori, cercare di ucciderlo. Un'altra cosa riguardo Mastery è che comunque la sua pressione sulle corsie non riuscirà a equiparare quella di Pantheon nei primi minuti. Salvo ovviamente non gli concedano over estensioni peccaminose, ma quello dipenderà più dai laner che da Mastery. Sì, anche perché
la stessa Ari comunque si potrà imporre molto bene su una Nico. Hanno due controlli ben definiti e tutti e due sono in linea retta. Uno è il controllo, il bacio, diciamo, di Ari, l'altro è il groviglio di Nico. Qualora uno dei due dovesse un po' slittare l'altro con questo controllo, hai un favore anche di pressione e tecnico sulla corsia. Quindi sì, sarà interessante vedere anche come si muoveranno, perché sono due campioni con un grande impatto e facile roaming, in primis Ari con quella sua suprema, quindi potrebbe muoversi, cercare ovviamente dei buoni ingaggi verso il fiume della corsia inferiore o superiore. Mi aspetto tanto aiuto da parte per l'appunto dei mid laner per sfruttare al meglio anche le proprie supreme, quindi sarà interessante vedere come agiranno. La cosa principale è che sul kit di base intanto dobbiamo discutere per quelle che saranno le build, perché difficilmente immagino Ari optare per potenziamento glaciale per andare ad emulare Nico. Ormai la Ari da potenziamento glaciale è passata un bel po' di moda a favore di quella da Electroshock, molto più spostata verso la sua identità. Si ritorna sull'assassino. Da assassino che da mago, esattamente. Questo è avvenuto principalmente con il ritorno dei moltiplicatori di danno all'interno del suo kit, che l'hanno portata sempre di più a voler assassinare il bersaglio e non voler giocare dei fight controllati e non cercare di puntare tutto sulla malia amorosa, perché parlavi di controlli in linea retta, con l'unica differenza che la malia amorosa si va ad interrompere al primo bersaglio, che sia esso un minion o meno. Invece, se Nico dovesse trovare dei minion sulla strada del suo groviglio, lo va solo a potenziare, quindi ancora meglio. Dipenderà molto dal posizionamento. Saremo a vedere, signore, perché finalmente siamo lì sulla landa di Runeterra, dove si disputerà questo primo match della Best of 3 Bicocca Esports contro gli Unitian. Eccoci qui, ladies and gentlemen, abbiamo Bicocca lato blu, abbiamo Trento dal lato rosso, mano agli hashtag con hashtag Bicocca win versus hashtag TN win. Sono molto curioso, ci sono già due lumi, esatto, molto aggressivi. Esatto, volevo vedere i primi spostamenti e c'è tanta visione in profondità da parte dell'Università Bicocca. Abbiamo addirittura tre lumi, uno sui Lamabecchi e uno sul Rovobestia Cremisi, sul quadrante superiore. E abbiamo un lume in profondità nel cespuglio in uscita dalla tana della Sentinella di Quarzo sul lato inferiore. Da parte di Ari vengo immediatamente smentito. Viene confermato invece il potenziamento glaciale e lo sfinimento addirittura. Quindi molto, molto pacata, molto controllata. Non male se stai giocando contro Mastery. Questo è vero. Intanto però abbiamo visto sfoggio di maestrie, quello è un Mastery con Mastery con la maestria 7, quindi sarà interessante anche vedere quanto delle sue abilità insite si andranno a porre. Vedremo, potrebbe anche cercare uno snowball immediato, cosa rara. Oddio, intorno a delle lane del genere è difficile. Sai cosa? Il principio dietro alla draft dell'Università di Trento è che tu hai draftato lane prioritarie. Lucian, Soraka è una bottom lane molto aggressiva, Nico e Gnar possono depushare costantemente gli avversari. Con delle lane così prioritarie è difficile che Master Yi voglia cercare lo snowball. Piuttosto va per il farm sicuro, va per il power farming e va a scalare molto bene rispetto a Pantheon. Pantheon in queste lane prioritarie, se vuole inserirsi, deve sperare che l'Università di Trento non abbia un buon controllo di visione. Tutto questo discorso cambia dopo il livello 6. Dopo il livello 6 invece Pantheon si può inserire dalla nebbia di guerra, mentre Mastery ha una fortissima suprema da combattimento, e quindi Pantheon cercherà di inserirsi molto di più contro la priorità di corsia di Trento, Mastery cercherà di combattere molto di più. Sì, sono due momenti ben distinti e ben diversi, e i loro inserimenti sono ben distinti e ben diversi. È per questo che sarà molto importante anche l'abilità individuale e di team nell'approcciarsi a un eventuale gank, e dall'altra parte del team che sta subendo un gank, il controllo della mappa stessa. Una cosa che vorrei vedere è Pantheon iniziare a gankare. Quella è una cosa che voglio vedere davvero in fretta, perché non puoi permetterti di passare troppo tempo senza intervenire su queste corsie. Altrimenti lasci agli avversari concretizzare troppo facilmente il loro piano di gioco. Sì, intanto abbiamo visto brevi trade tra Gnar e Set. Ovviamente il matchup ranged melee non va a favorirlo certamente. Mastery però sembra essere il primo a portarsi leggermente in avanti, ma alla fine si ritira un semplice lume. In quel primo incontro tra due jungler viene notificato entrambi. Mastery non può esporsi. Non è attualmente nel range di 100-0 da parte di Pantheon, quindi
Semplicemente vai a piazzare un lume, dai visione al tuo top laner, gli permetti, come dicevamo, di andare a continuare a giocare a priorità senza doversi preoccupare del jungler avversario. E quindi Pantheon si accontenterà di un Argo Granchio invece che sì. cercare invece cioè, la corsia. C'è un'interazione che forse mi sfugge tra la E di Pantheon e la Q da parte di Master Yi. Quando lui inizia a scattare su Pantheon, i danni sono ridotti se la E è pronta? Non lo so, no, perché Master Yi esatto, in quel momento compare direttamente su Pantheon. Ok, quindi, ok, sì, sì, infatti immaginavo che il Pantheon non è danno diverso. Direzionale, perché esatto. il danno viene applicato alla fine dell'assalto alfa e non durante. Intanto abbiamo visto una semplice visita da parte di Pantheon, minaccia la W sulla copia, che comunque favorisce Marduk quanto basta per poi poter utilizzare il flash. È comunque un flash che viene a mancare, questo grazie anche a quel potenziamento glaciale che, o meglio, i rallentamenti che è riuscito a assistere. Sì, è comodo comunque cercare il gank setup con quella runa, parlando delle possibilità di aggressione di Ahri. Ahri che comunque sta farmando bene contro Nico, ma Nico, come stavamo dicendo, sta mantenendo la pressione costante. Il fatto che l'Università di Trento sta portando tutte e tre le proprie lane, oltre alla linea di centrocampo stabilmente, il loro forwarding è molto elevato in questa partita, e se abbassiamo gli occhi sul tabellone, questo sta dando quasi due campi di vantaggio e un pit stop di vantaggio a Master Yi su Pantheon. Pantheon sta perdendo tempo cercando di gankare. Arriva però il flash, la mano dello Zenith. Flash più stun, il primo sangue è assicurato. E ora per Lucian è difficile. Varus dovrà gestirsi molto bene. Comunque ancora la Yelda la sua. Un'altra uccisione, questa volta nelle mani di Leona. E tutto sommato, ottenendo anche il primo sangue su Pantheon e l'assist di questa uccisione su Lucian, la differenza si riappara. Diciamo che Pantheon è riuscito a giocarsela in maniera molto rischiosa, perché come tu giustamente hai detto, qualora non avessero trovato niente in quella corsa inferiore, Master Yi aveva un vantaggio enorme di pit stop e campi. Master Yi comunque si sta portando di nuovo in fase di power farming. È stata una brutta battuta d'arresto per quella corsia inferiore. La visione c'era ma non era in profondità, e questo ha permesso a Pantheon di inserirsi grazie a uno splendido flash da parte di Leona. Molto buona la lama dello Zenith per chiudere su Soraka prima che ci fossero tempi di reazione. Master Yi si porta topside, lente dell'oracolo, ma c'è un lume, lo andrà a rimuovere. No, si inserirà direttamente su Set. Il problema di questa grande idea, soprattutto perché non ci sono, a parte questo rallentamento del boomerang, non ci sono controlli effettivi. Esatto. Per quanto si sta per trasformare, hai notificato, fa il giro largo set, e anche se riesce a dargli qualche colpo, più che altro Gnar, perché Master Yi si deve anche avvicinare, se ne sarà già andato sotto torre. Alla fine avresti potuto rimuovere il lume, invece gli hai lasciato il livello di visione e non sei riuscito neanche a gankare, quindi in generale è stato un pattern non ottimale per infelice. Lui. Infelice. Questo dà che... tempo però a Pantheon. Sì, Pantheon è non solo quel gank in corsia inferiore, parlando di Pantheon, dobbiamo sottolineare che si è tradotto in un drago della nuvola come primo drago elementale. Di conseguenza, quello è un Pantheon che ha appena preso una risorsa in grado di far snowballare il proprio team. Riduzione di carica sulla Suprema è fantastica. Parlavamo di come Ahri, la sua presenza in sideline, fosse dipendente dalla Suprema. Guarda lì poi, Pantheon, Leona, Varus, Set, quasi tutto il lockdown da parte della composizione del Bicocca dipende Groviglio da quelle ulti. Viene a mancare, cerca l'avvelamento, purtroppo non riesce a trovarlo. Pantheon era già pronto sull'azione. Però l'orba, sì, la sfera dell'inganno va a schiantarsi sul clone, quindi Ahri aveva anche sprecato il suo potenziale di trade. Viene anzi immobilizzata. Si ripropone nuovamente adesso con sottustione e Suprema di Nico, un ottimo sfinimento e poi l'attivazione della Suprema per potersi portare fuori dai guai. Alla fine sarà Suprema per Suprema e due summoner spese. Nico va a mettere giù un bel trade, anche perché adesso vai a obbligare Ahri fuori dalla corsia, vai a resettare la corsia. Ahri stava impostando un forte push sotto torre, quindi se Nico non avesse impostato il trade forzato... Il primo stordimento, lama dello Zenith a breve, forse... qui ho un po' di miscommunication. Già. Una lama dello Zenith che deve sì arrivare, ma devi attendere poi la catena corruzione prima di essere lanciata. Niente da fare al fretta. Momento. Sì, esatto. Forse la volontà loro era cercare di predictare il flash sulla lama dello Zenith, ma un po' esagerato. Intanto però questo dà tempo a 7 Pantheon, e questa era la cosa di cui parlavo. Contro un Master Yi cerchi di limitarlo il più possibile, dato anche dalla sua presenza in giungla e il suo power farming. Dai assistenza a Pantheon da parte delle side lane e questo gli concede i primi obiettivi, messaggero e drago.
obiettivi che stanno dando all'Università Bicocca un vantaggio considerevole. È vero che dall'altro lato tu hai un Master Yi che sta power farmando. Master Yi sta attualmente superando in farm addirittura il suo top laner, molto più in avanti rispetto al jungler nemico. Perfetto, è tutto quello che vuoi. Ma Pantheon sta facendo succedere cose ed è tutto quello di cui ha bisogno in queste fasi iniziali. Sta impostando sugli obiettivi, sta gankando le corsie, sta permettendo alle lane di recuperare lì dove non avevano priorità e sta mettendo battute d'arresto praticamente in ogni dove. La cosa più che altro interessante, da cui deriva anche oltre a quel primo sangue, diversi obiettivi e alcun farming, è la parte superiore dove Seth si sta destreggiando in maniera egregia a livello di farming contro un Gnar. Ora vediamo un pochino più riappianato, ma era sopra di 10 passa CS, il che è raro, è strano. Beh, Seth sta andando attualmente per la lama del re in rovina, quindi ovviamente ha un buon sustain in corsia, cosa che nessuna build canonica pre-buff della lama del re in rovina offriva a Seth. Di conseguenza la possibilità di rimanere in corsia più a lungo contro Gnar, che vuole costantemente pusharlo e arrassarlo, gli permette di non soffrire così tanto la priorità. E Gnar ha comunque vantaggio di push, i danni ci sono dalla distanza, può continuare ad arrassare Seth mentre Seth cerca di farmare. È difficile esporsi, ma Seth non è messo affatto male, anzi, guardalo lì adesso. Più che altro, guardando quel phase nel suo inventario, groveglio, veloci danni, deve stare molto attento qui, un ottimo uso della Suprema, potrebbe essere prima uccisione, forzato il flash, per poco. Ari non risponde a quell'uccisione, Nico qui ha rischiato tantissimo. Nico ha giocato col fuoco, Ari dalla sua ha un capitolo perduto. Tanto già potere magico e soprattutto, a differenza di Nico, va a rigenerare mana per livello. Su Mastery adesso verrà visto. Trovano il trappolozzo, lama dello Zenith perfetta. Inutile canalizzazione. Questa è un'uccisione che finisce tra l'altro nelle mani di Varus, che si stava gestreggiando bene contro Lucian, ma sicuramente subiva un po' quella sua pressione iniziale. Questa è un'ottima risposta. Adesso vedremo Pantheon con questo messaggero dove vorrà utilizzarlo. Vorrà il drago. Puoi farlo. Hai ucciso il jungler avversario. Adesso continui con questo pattern di gioco, uccidi gli avversari, traduci sugli obiettivi. Questo mi sta piacendo tantissimo dell'Università Bicocca, che stanno mantenendo molto alto il tenore di traduzione di ogni singola azione, non fanno mai qualcosa per il puro gusto di farla, cosa che invece devo ammettere sta succedendo dall'altro lato. Università di Trento era partita con un buon piano di gioco, con una draft molto interessante, ma si stanno un po' perdendo per strada. Mastery lo cercano, ma è sul lume. Arriva anche l'ammaliamento. Un'altra uccisione. La lama dello Zenith. Sarà Leone a raccoglierlo, ma poco importa. Sono due uccisioni di fila su Mastery ormai privo di flash. Altro tempo perso. Wow! Ed ecco la fine del momento di power farming. Tutto quello che stavi power farmando lo l'hai appena buttato dal cestino. Adesso Pantheon ha recuperato tutto. È 1-0-3. Nico cerca la sua esplosione Florida semplicemente per immobilizzare gli avversari sotto torre, magari rimuovere i minion nel mentre, ma non ha un inventario per poterselo permettere e rischia di essere primo mattone e una leona morta. Ok, no, guarigione di Varus. Esatto, la guarigione di Varus comunque lo va a negare. Sono comunque quattro placche, seppur divise tra tutti, è pressione, ma dall'altra parte in corsia inferiore hai lasciato Varus e Soraka a farmare. Sono dovuto a prendersi anche una placca intera in due. Una in corsia centrale ne hanno prese 4. Lo scambio è pur vero è che sono tutte divise, immensamente a favore dei Bicocca Esports, con una gold lead adesso di 3000 unità al 12° minuto. Sì. Forzati i teletrasporting pur di rispondere alla priorità di corsia, che vede comunque Seth riuscire a trovare anche una placcatura topside. E quel Gnar doveva essere un counter di corsia di Seth. Invece vediamo Seth in vantaggio. Guardiamo i soldi. Farm. Vediamo Seth in vantaggio monetario. Sono messi benissimo. Sì, e questa era la cosa di cui parlavo in fase di post-draft, il fatto di voler anche cercare di affossare un po' il farming di Mastery, e il modo migliore era assistere Pantheon, lo stanno facendo molto bene, prima in due, adesso in quattro addirittura. Flash di rimando, un po' esagerato nel momento in cui la carica, l'hai vista, era pronta a trasformarsi. Questo è un flash che, soprattutto se sparato dopo un faccia sfasciata, poteva evitare. Sì, assolutamente superfluo, ma è il flash che fa danno, ti sei reso conto? È il famoso flash che fa danno. Avresti potuto uccidere il tuo avversario semplicemente flashandogli in faccia. Sì. Una cosa che invece mi piace vedere è come Ari abbia gestito la corsia in ottica delle tempistiche di build. Mi spiego meglio. Nico, primo acquisto per lei, stivali di penetrazione magica. Questa non è una grande idea, perché Nico comunque non ha dei danni flat elevatissimi e infatti muore. Infatti muore. Dicevo, il flat l'ha fatto a terra. Dopo.
Sta arrivando Mastery, pronto con il proprio potenziamento sulla lama. Ottimo lo sfinimento, arriva l'ammelamento. I danni su di lui iniziano ad arrivare ed è costretto a fuggire. Ma la Supreme è dalla sua. L'ultimo colpo, l'arrivo addirittura di Pantheon. E questo è quello che succede a un Mastery 0-2 con adesso concluso il primo getto da giungla. Terribile, hai perso un Mastery. Gemma degli artigli rossi, che però è gialla, perché è bello confondere le persone. Per Mastery non gli dà nessuno strumento difensivo, si è esposto contro una Ari che aveva ancora tutto a disposizione. Sfinimento dalla sua gli permette di capitalizzare con la malia morosa, riesce a trovare la full combo e Mastery muore. Adesso Ari 2-0-1, riescono a trovare il primo mattone e vanno per il secondo messaggero. Università Bicocca al momento in dominazione assoluta. Spettacolare davvero, e questo ovviamente pone i Bicocca su una situazione più che adeguata e spettacolare nei confronti invece degli UnityN. Assolutamente, tutto quello che si poteva trasformare in una condizione di vittoria per l'Università di Trento si sta rigirando su se stesso e sta diventando una condizione di sconfitta. Mastery è adesso addirittura sotto di farm rispetto a Pantheon. Pantheon che ha optato per gli stivali della rapidità. E quello, da quando quegli stivali sono stati buffati e dopo il nerf agli stivali della mobilità, invece, è un acquisto che mi piace sempre di più. Quella resistenza ai rallentamenti ti permette di fare miracoli contro campioni come Soraka, come Gnar, anche come Nico stessa, che con la sua Q può dare fastidio dalla distanza. Quindi tu preferisci avere sempre velocità di movimento, preferisci avere follow up dopo il tuo ingaggio, preferisci combattere a lungo. È un acquisto audace, mi piace. Sì. Mi piace anche come dite audace. Audace. Audace, molto audace. Però chi è invece molto audace è l'intero team di Bicocca, che sta schiacciando piano piano con un ottimo macro. Questa è la cosa molto importante anche per le fasi evolutive di questo bracket. Un buon macro e un buon metodo di gioco da parte di questi Bicocca Esports. Stanno però perdendo una grande occasione, ovvero quella di creare una comp full lame del Re Rovina. Quello è vero. Perché non la stanno itemizzando su Pantheon e questo anche mi rende un po' triste. Pantheon anche perché tanto ormai... Esatto, non solo, ma ormai è così buffata, è così buona quella lame. Persino su Ari va bene, persino su Leona, quindi perché no? Leona sì, Leona mi piace, può resettare gli attacchi. Sai quanti danni percentuali? Sono tanti. Qui, catena occhio della corruzione, la Suprema, la lama dello Zenith. Questa è una pulizia esemplare. L'arrivo poi di Ari, peccato per l'ammelamento, ma ci mette del suo GLP. Forza Suprema di Soraka. E quello è un cooldown fondamentale che si va a sprecare su se stessa. Avrebbe potuto cercare di salvare il proprio carry, ma è stata brava a rendersi conto che comunque non ci fosse più niente da fare su quella corsia inferiore. Si salva lei, l'ho curato a casa, e però un altro drago, e questo li porta a Soul Point. Wow, a 16 minuti, questo vuol dire che a più o meno il 20esimo minuto, 21 minuti, avremo quello che sarà forse la possibile anima del drago. Un drago dell'oceano, tra l'altro, ottima su alcuni bruiser. Equinozio purtroppo e non fa nulla. Arriva lo stun, la pioggia di frecce, e Ari conclude. Ed è tra l'altro... anche qui, volenti o meno, un'ottima distribuzione delle risorse e delle uccisioni in gold. Perché sì, mi hai una su Pantheon per l'early game, poi tre su Ari e due su Varus. Ottimo. E due su Leona, che però che ti contraddice un po' come discorso. Però gli ha permesso di lasciare lo Zeke, quindi comunque danni in più. Mi piace. Ma non sta facendo la lama della rovina. Hai ragione anche te. Cattiva, cattiva Leona. Sai che con la perché molti stanno dicendo, sai, la lama del Re in rovina si fa su Renekton e su Pantheon perché danno giù tre basic associati ad uno stordimento. Ma se ci pensi, anche Leona può dare giù tre basic e associarli a uno stordimento con auto reset con la Q auto. Quindi, secondo me, il potenziale da solo lane di Leona con lama del Re in rovina non viene esplorato a dovere. Verrà utilizzata questa sera in top dal sottoscritto. Ti farò sapere come andrà. Io vado in giungla, poi vediamo chi ha fatto meglio. Adesso il trittico in corsia superiore, e qui c'è anche un po' di miscommunication, perché ok, siamo arrivati a 18 minuti, ma il messaggero è già nelle loro mani, di Bicocca Esports. Non ci sono obiettivi. Dove stai andando quel trittico? Stanno cercando semplicemente di chiudere sulla giungla nemica. Vanno per la rotazione verso la corsia centrale, portando quel messaggero di cui parlavi. Questo era il motivo per cui non capivo il trittico in corsia superiore. Era semplicemente una rotazione per piazzare visione. Perché se vediamo, la rotazione ha permesso di disseminare di visione profonda. Il messaggero è confuso. Lui era veramente confuso. Sì.
Però comunque travano sul lume ancora una volta. Mastery arriva all'ultima capocciata che va a incoccare a piena vita, e questo è importante. Capocciata a piena vita sulla torre dell'inibitore. Danni che piovono. Felicissimi, i membri della Bicocca stanno demolendo i loro avversari. Seth si porta verso la torre in corsia superiore, viene nuovamente obbligato un teletrasporto, è stato sprecato. Mamma mia. Purtroppo per Gnar non una situazione semplice, per quanto il farm ora si sia assestato. Dalla sua hai Tabi e un phase, dall'altra parte hai una lama di rovina. No. Per adesso Gnar deve almeno chiudere la mano oscura. La chiude in questo momento. Leona in profondità potrebbe essere chiusa, ma chi verrà in realtà chiuso? Arrivano il GLP con le ombre gemelle disponibili. Ho utilizzato tanto le ombre gemelle. La suprema di Pantheon, qui un attimo di miscommunication. Però troppo tardi con l'utilizzo. Era molto bella, vero? Dobbiamo considerare che tutto però sommato... Però ottima, perché era un'ottima strettoia. Se fosse arrivato prima con anche un follow-up di Set e Leona magari in suprema, ma purtroppo non disponibile, quella strettoia poteva essere fatale per Unity N. Questo è vero. Questo è vero. Comunque è una suprema che richiede un enorme tempo di atterraggio. Questo quindi è vero. Ci sta chiamare un'azione e ci sta che durante la canalizzazione della suprema vado venga... Vado un po' tutto in fumo. Esatto, esatto. Corsia superiore, cercano la chiusura, Gnar gli rende la vita difficile. Forte adesso di un corpetto di rovi e di un'armatura addizionale, riesce a reggere il danno dalla distanza, anche perché ce n'era molto poco in quel Devo trittico. Però essere sincero, a livello di ottimizzazione, una Black Cleaver adesso, contro un team del genere... Su Gnar non hai molte altre scelte. Questo purtroppo è vero. Potresti andare di split push, ma non è neanche la possibilità, perché su quel frangente verresti comunque respinto dalle ottime side lane di Set e Ari, come dicevamo anche in draft. È un po' infelice, diciamo, in questo momento l'intera situazione di Gnar, ecco. Gnar, il punto è che volendo gestire unicamente Set, ti saresti potuto permettere qualcosa come una chiamata del carnefice al posto del corpetto di Rovi, ma il problema è che non devi gestire solo Set. Pantheon non ha optato per letalità dalla giungla, nonostante le buone risorse che ha ottenuto nelle fasi iniziali. Questo è uno stile di gioco contenuto, controllato, metodico Mi da piace. Parte dell'Università Bicocca, che da un lato sì, dà delle azioni meno rocambolesche, ma assicura all'Università Bicocca di trovare vittoria anche qualora dovessero perdere un paio di azioni. Ari si porta in avanti, ammaliamento trovato e con Suprema addirittura sprecata. Ai. Si incastra sotto la torre, questa è la fine. E Nico, niente da fare, la povera Università di Trento sta guardando questa partita da spettatore più che da giocatore. Ogni qualvolta che si porta in corsia viene pesantemente distrutta. E lo si vede nello score, al di là del gold lead in generale, un 10-0. Flash ancora una volta. L'intera posizione va a favorirli ogni volta grazie a questa posizione dei lumi. I Bicocca Esports sono, l'hai detto tu, è un gioco controllato e l'unico modo per farlo è avere sempre visione sui nemici. Già. E questo è un gioco così metodico che mi piace, lo dicevo, anche riferiti a prossimi bracket futuri. Beh, sarà consideriamo importante che questa partita si è aperta con delle intenzioni di questo tipo. Esatto. Ricordiamo che in apertura tu avevi già 3 lumi in profondità da parte dell'Università Bicocca. Sono andati subito aggressivi per impedire a Mastery di agire. E nonostante Mastery stesse cercando power farming, lo faceva sempre en plein air. Ingaggiano costretti la suprema. Alla flash suprema. La risposta di Lucian è debole. Un ottimo suprema che però incastra la copia, ma quella giusta di Nico. Rischia grosso, flash che però non viene infine sprecato. Quello di Lucian sì, per Soraka purtroppo nulla da fare, di Equinozio neanche utilizzato. Ombre gemelle a breve disponibili, cercando di inserirsi in corsia centrale per contestare, ma non possono fare davvero nulla. L'anima oceanica permette all'Università Bicocca di andare a sopperire all'unica cosa che stava portando la draft di Trento ad essere in vantaggio. Perché parlavamo di come l'Università di Trento avesse draftato molto front to back e potesse giocare continuando a far peeling sugli avversari. L'anima oceanica azzera questo fattore. Tu non puoi più fare peeling perché non stai danneggiando gli avversari e ogni volta che indietreggi loro tornano full vita. Il famoso front to back che volevano fare quelli di Trento. Una lama dello Zenith molto creativa, molto estrosa.
Si inserisce perché sa di poterlo fare, hanno troppe risorse. Già quella Leona, con le risorse che ha della propria, non può essere contestata. Master Leona Eva, per una build molto lenta inoltre, sta optando per la furia di Guinsoo come secondo oggetto. Cerca la penetrazione ibrida e da un lato lo posso capire. Qui cercheranno set, occhio. Punizioni glaciali, powerbomb devastante, faccia sfasciata. W adesso disponibile, cerca la fuga. Grinta da vendere, flash ormai già utilizzato e questo macigno purtroppo potrà essere e sarà la prima uccisione. Con però una torre in ricambio in corsa inferiore, due dei loro sono impegnati su set, questo da modo e abilita un ottimo split push in corsa inferiore. Suprema di set. Sono riusciti a prevenire. Ottima lama dello Zed su Lucian, arriva di controllo anche lo stun, i danni però non bastano. Cerca in qualche modo Nico, ma per lei niente da fare. Una catena della corruzione che viene un po' sprecata in questo frangente. Cercano Pantheon sotto ustione, alla fine la torre cadrà e tanto gli vale. Stanno andando per il metodico. Il vantaggio che hanno può già permetterci di mettere la parola fine su questa partita. Ma ormai stanno lottando più per punti della bandiera dall'altro lato. Si rendono conto che questa partita è andata male per delle problematiche facilmente risolvibili. Avevano un piano di battaglia. Semplicemente gli avversari non gli hanno permesso di metterlo in atto. Quindi non è una partita che mi sento di colpevolizzare più di tanto. Curiosa la quantità immane di MC spade accumulate da Lucian al momento. Cercava uno spike con il più alto quantitativo di AD accumulabile con poco oro. Due MC spade sono 2600 gold, 80 AD, tendenzialmente un quantitativo che raggiungi con oggetti completi. Però significa comunque attardarsi molto. Anche perché in cosa le traduci? Frammento di infinito è? Con l'MC spada rimarrà lì per un bel po'. Puoi metterlo una Guardian Angel futura, ma... Anche, vero. Sì. È danno e... Posso capire anche brava la Guardian Angel perché ti stanno distruggendo, a conti fatti. Quindi sì, o vai un po' per rigenerazione vita con una Brama Sangue, oppure un pochino più di una seconda chance con la Guardian Angel. Con l'Angelo Custode. Minacciano la zona del barone, devono utilizzare le proprie abilità per controllare dalla distanza i membri dell'Università di Trento. Avanzano in sordina all'interno della giungla nemica, molto militari nell'esecuzione adesso i membri dell'Università Bicocca. Set di nuovo in side lane, colpa sua se non c'è stato il game perfetto. Mastery ora però che... trovato Mastery è morto molto praticamente fretta. Praticamente un solo kill. La presenza di Pantheon e Aria è stata inutile. Futile. Decorativa, molto decorativa. Sì, decorativa. Però sì, è stata kill in solitaria da parte di Varus e Mastery è morto davvero in fretta. Mamma mia. I danni, beh, d'altronde Varus ha due oggetti, Mastery neanche uno. Cioè uno, ma è quello di giungla. Quindi ben poco che possa fare. Dalla distanza Leona sta zonando tutti, buono anche il posizionamento di Ari, va a coprire gli alleati che insistono sul barone Nashor, buoni danni percentuali da parte di Varus con la furia di Guinsoo. Lucian lancia un sacco di MC spade a Leona. Arriva uno Suprema, una bellissima catena della corruzione, ne blocca tre i danni, l'Equinozio a cercare di riparare i danni subiti, ma il primo a morire sarà proprio Soraka sotto i danni di Ari, poi doppia. Bella prona Suprema da parte di quest'ultimo, Gnar cerca in tutti i modi. Ma c'è poco da fare, se non fosse per Mastery Redivivo sarebbe una carneficina. Beh, non si attardano neanche. Mai. Non perdono neanche tempo con questo barone Nashor. Premono direttamente sulla corsia centrale. Mastery non ha fonti di wave clear e vanno a insistere direttamente. Leona... Sono comunque 10 secondi a Soraka. Sì, diciamo che non è che ti aiuti molto col wave clear, Soraka. Certo, la sua Q... Sì, ha dei danni d'area, però sono in 5 al momento i membri dell'università. Sì, era più per notificare i pochi death spawn come timer. Siamo al 27esimo minuto. Esatto, quindi... sono ancora abbastanza generosi. Alla fine una ventina di secondi ha permesso a tutti quanti di ritornare, ma solo per vedere i due inibitori distrutti. Ma tornano di nuovo sugli obiettivi, tornano indietro. Siamo a 30 secondi già dal Drago Maggiore e decidono semplicemente di andare a pulire la giungla avversaria, quindi negando risorse ulteriormente. Manovra di strozzamento al momento da parte dell'Università Bicocca, che personalmente parlando vado subito a collocare in quelle università che sono molto più simili ad un... ad un pugno unito che ha 5 dita separate, ecco. Esatto. Si vede che c'è organizzazione dietro questa università, si vede che c'è una draft costruita, si vede che il gioco di squadra è stato allenato, sono molto comunicativi, molto sinergici.
Questo è vero, adesso però vedremo. Ci sono diversi oggetti. Lucien ancora senza un secondo oggetto a 30 minuti praticamente. Tragico per... se pensiamo che un Lucien comunque in early game dovrebbe trovare la maggior parte delle risorse. E se ci pensi, tutte le corsie dell'Università di Trento, occhio... Attenzione però, perché adesso trovano Pantheon, i danni su di lui iniziano a sentirsi, ma una bellissima catena della corruzione. Varus si parte in avanti, questo subisce la suprema di Gnar e poi della stessa Nico, i danni su di lui potrebbero essere tanto quanto bastano. Lucian esplode in questo teamfight con una doppia uccisione, costretti i Bicocca Esports a retrocedere. Ombre gemelle su Ari, nulla che però possa impensorire. L'equinozio di Soraka, fondamentale, ma... Masteria è morto, Pantheon no. Il punto dell'equinozio di Soraka è che quell'area di silenziamento che va a mettere giù è istantanea, quindi per dei campioni molto dipendenti dalle abilità come quelli dell'Università Bicocca fa Seth una corre. Grande azione di rottura di uova nel paniere. Però flash sì, che si vengono deve correre. Spesi. Un ottimo flash, faccia sfasciata, subito la corsa. Beh, ma... Pantheon però salta in avanti, trova Lucian, i danni, il groviglio poco serve, a poco si spende. Uccisione in furia. E poi qui Nico si attarda, un miss click sui minion, power bomb fulminia, doppia uccisione per Ari, tripla uccisione per Ari, ed uno dopo l'altro i nemici dell'UNITN crollano per quella che adesso finalmente è una carneficina. 11-0-5, ladies and gentlemen. Questa è una paperella più atomica di quelle che siamo abituati a vedere alla corsia centrale degli Origin. Mio Dio, che cosa non hanno fatto i Bicocca? Hanno massacrato i loro poveri avversari. Devastante. Che partita. E tutta quanta... Questa è una partita bella da assaporare, bella da vedere, perché è stata tutta quanta eseguita con un'unica melodia e precisa, chiara, ben intonata. I Bicocca avevano un piano di gioco... E sono riusciti non soltanto a imprimerlo fin da subito, ma a portarlo fino alla fine. Molte delle uccisioni su Mastery sono derivate proprio da quei lumi. Ogni volta che Gnar o Mastery cercavano un flank, erano sul lume, lama di Zenith, il team si girava, erano morti. Spettacolare. Personalmente parlando, fossi un'università con... cioè, se io dovessi gestire la mia università, darei crediti universitari per una performance condivido. Del genere ai cinque eletti che stanno portando in alto l'onore. In questo momento, ok, Milano, come abbiamo detto, vanta tipo 14 team su un torneo fatto da 12 team, quindi è una situazione un po' sbilanciata tra Milano e il resto d'Italia, ma Bicocca si è dimostrata davvero in forma. Ci affacceremo adesso alla seconda partita, dove per l'Università di Trento è proprio tutto da rifare. Avevi un piano di battaglia e si è schiantato contro un muro. Non c'è stato proprio niente da fare. Era partito tutto bene con quelle corsie prioritarie, Mastery stava tranquillamente farmando, ma è bastato uno schiocco di dita di Pantheon a ribaltare il tavolo, perché trovate le uccisioni in corsia inferiore, si sono tradotte su un drago, la rotazione è arrivata top, è arrivato il messaggero, sono arrivate le placcature, le prime torri, e da lì in poi già non ti potevi più riprendere. È stata una situazione che aveva delle buone intenzioni come power spike da parte dell'Università di Trento, ma che, l'abbiamo visto, si sono verificate... No, non è vero, non si sono verificate. Purtroppo Mastery non ha trovato spazio, non ha trovato risorse, anche la sua volontà di temizzare verso una furia di Winslow lo ha rallentato terribilmente, anche contro un Pantheon dove avrebbe dovuto trovare a 27 minuti il vantaggio almeno strategico su dati statistici, lo si vedeva ancora arrancare con un arco ricurvo oltre a quella gemma mentre Pantheon viaggiava verso un solido terzo oggetto. Consideriamo comunque una cosa, non è sbagliata la build con la furia di Winslow, no, assolutamente. Per contestualizzare il tutto, semplicemente era troppo indietro per permettere alla furia di Winslow di essere un buon secondo oggetto. Tendenzialmente la furia di Winslow è un'ottima transizione in quella che poi è la lama del re in rovina, permettendo di moltiplicare non solo i danni percentuali della lama ma anche quella della gemma degli artigli rossi. Però non saresti mai arrivato a una lama del re in rovina in questa partita. E anzi, essendo uno spike così forte di per sé, prenderla come secondo oggetto ti avrebbe permesso di avere un po' di trade back e di poterti inserire cercando follow up sui controlli, ad esempio quello che è avvenuto quando Gnar è riuscito a connettere con quella meravigliosa suprema intorno all'area del drago maggiore. I controlli ad area continuavano a farsi sentire nonostante lo svantaggio, il problema è che poi non arrivavano danni. Lucian con quelle MC spade che avevano rallentato tantissimo i suoi acquisti, tanto a di subito, ma nessuna traduzione, nessuna possibilità di critico, nessuna riduzione ricarica, nessuna forma di sustain. Mastery, come dicevamo, penetrazione che gli permetteva di non fare danni indipendentemente dalle risorse nemiche, e quindi...
Sì, c'è anche da dire che abbiamo visto gli sviluppi di alcuni team fight, soprattutto gli ultimi, quelli più eclatanti, quelli più importanti. Bravi, soprattutto quelli dei Bicocca Esports, a controllare l'area e posizionarsi nella posizione migliore che potessero avere come team fight. Mastery, se flancava, il team moriva, se andava di faccia, ed è quello che è successo. Catena della corruzione da parte di Varus, bloccate 3-4 persone, massacrati a quel punto. Quindi c'erano ben poche speranze sotto quei controlli. Detto questo, però, come sempre, una piccolissima pausa per poi inoltrarci in quella che è la seconda partita di questa Best of 3. A tra poco!